Ciao a tutti, benvenuti al nostro webinar. Prima di iniziare, confermatemi, scusate, come sempre, che riusciate a vedere bene le slide e che riuscite a sentirmi bene, così almeno poi partiamo. Usate per favore la chat per darmi conferma. Ok, grazie Francesca, grazie Paolo. Ok, dai, sì, direi che siamo a posto, abbiamo fatto qualche check iniziale, possiamo partire. Ovviamente, innanzitutto saluto Nicola Para, che è già qua con noi, che sta pronto per partire, diciamo, con questo webinar di oggi. Ciao Nicola. Ciao, ciao Matteo, ciao, benvenuti a tutti quanti. Oggi è davvero interessante. L'hai voluto tu questo webinar con questo Esatto. argomento sempre verde alla fine, no? Perché è applicabile al passato, al presente, al futuro sui mercati finanziari sempre. E devo dire che hai avuto una bella idea perché spero e penso che sia molto interessante per gli amici che ci seguono. Esatto. No, soprattutto, guarda, ti dico Nicola, quest'idea, lo dico anche insomma ai partecipanti, quest'idea è venuta perché essenzialmente, vabbè, sappiamo benissimo che purtroppo sul mercato è molto più semplice trovare chi cerca il controtrend di chi va a favore di Sì. trend, no? E una delle cose più difficili da fare sul mercato è appunto trovare le inversioni, quindi trovare i punti di swing o addirittura proprio di cambiamenti del trend. Sì. E quindi oggi con il tuo aiuto appunto cercheremo di far proprio questo, cioè di andare a capire quelli che sono gli elementi fondamentali per cercare di poter dire ok, magari siamo di fronte a un'inversione, quando invece si tratta magari solo di un ritracciamento o di un'ulteriore magari accumulazione o di un'ulteriore distribuzione per poi continuare con il trend Certo, che è già in corso, diciamo. sarà Matteo che ho fatto i primi anni di trading, anch'io ho fatto una montagna di operazioni a cercare i controtrend, come facciamo tutti, soprattutto all'inizio, quindi forse Esatto. sono diventato bravo per quello, a capire quando una tendenza Esatto. era cambiata, però poi lo vediamo, vi faccio vedere tutte le mie tecniche con calma. Ok, esatto. Allora, direi appunto di partire subito. Ovviamente vi invito a leggere il disclaimer perché gli strumenti sui quali lavoriamo, sui quali lavoreremo anche oggi, sono strumenti derivati che utilizzano l'effetto leva. E sappiamo che la regolamentazione non vede questi strumenti come utili a tutti i profili di investitori, quindi ovviamente vi invito sempre a informarvi su quelle che sono poi su quelle che sono le caratteristiche dei vari diciamo strumenti sui quali andate a tradare prima effettivamente di investire denaro reale. Visto che oggi siamo abbastanza in tanti, magari sicuramente qualcuno ci sarà che non ci conosce ancora. Vi faccio una brevissima presentazione su Key2 Markets. Siamo una società di brokeraggio indipendente, quindi un broker Forex, CFD molto in generale, perché poi abbiamo anche diversi sottostanti, come vi farò vedere a breve. Offriamo servizi praticamente a tutte le tipologie di clientela, tra cui anche quelle istituzionali, che è un po' il nostro, è stato il nostro core business dall'inizio, quando l'azienda è nata. Poi dopo abbiamo iniziato a servire anche la clientela retail. Per chi di voi volesse andare a leggere alcune recensioni, vi raccomando di farlo appunto su questi due siti qua. Sicuramente Trustpilot lo conoscerete tutti. Forex Peace Army è diciamo, è qualcosa un po' più di nicchia appunto per ambito Forex e broker, però anche lì trovate le recensioni dei nostri clienti e dei nostri partner. A livello poi di presenza globale, questi sono i nostri tre attuali uffici che vedete appunto dalla mappa. Ne stiamo cercando di aggiungere un altro, molto probabilmente lo avremo a breve, però insomma se voi poi ci seguite sicuramente daremo la notizia poi a tempo debito, ecco. Questo è quello che offriamo, quindi come vedete ovviamente siamo un broker che ha una modalità di esecuzione di tipo ECN con spread che partono dal raw spread, ovvero dallo spread interbancario, quello diciamo ineliminabile che è presente sul mercato. A livello di sottostanti abbiamo prevalentemente Forex, ma anche indici, commodities, quindi materie prime e azioni anche. E ovviamente i fondi dei nostri clienti sono tutti segregati come presso ogni broker insomma, che si rispetti. Qua trovate una breve mia presentazione, vado veramente veloce perché appunto non,
vorrei andare appunto sull'argomento di oggi. Qua trovate anche una presentazione di Nicola, che però la maggior parte di voi ovviamente conoscono già. E quindi Nicola, se sei d'accordo, finita questa brevissima introduzione, io ti do il controllo dello schermo. Sì, Allora, dammi solo un volentieri. attimo. Ok, Eccolo. eccoci qua. Sì, E esatto, dovreste adesso vedere vediamo la piattaforma. la Perfetto. Quindi ti piattaforma. lascio pure la parola, vuoi pure Nicola. Se poi io poi ovviamente diciamo, invito i partecipanti a fare qualunque tipo di domanda, così poi io le riporto a Nicola praticamente in tempo reale e poi cerchiamo ovviamente di soddisfare insomma, tutte le vostre richieste. Voi utilizzate la chat, fate più domande possibili e noi cerchiamo di rispondere ovviamente a tutti. Vai pure Nicola. Ottimo, ottimo Matteo. Allora, oggi appunto cerchiamo di far vedere tutte le mie tecniche, tutte le mie regole che mi permettono di determinare un'inversione di tendenza sui mercati finanziari, sugli indici, sulle materie prime, sulle coppie valutarie, non importa. Quelle che vi mostrerò sono le dinamiche di prezzo e sono diverse l'una rispetto all'altra che con buone probabilità di successo portano poi a un'inversione, un cambio di tendenza. Come dicevo, ci sono più modalità, quindi attenzione, ve ne farò vedere una che magari molti di voi hanno già visto perché ne ho parlato mesi o addirittura forse anche anni fa in altri webinar passati, ma ho cercato di poi portarne anche altre nella diretta di oggi per farvi vedere più modalità di cambio trend possibili, ok? Che poi voi potete appunto andare a ricercare nei vari strumenti finanziari. Di sicuro tutte quante le modalità hanno un minimo comune denominatore, cioè l'arrivo di un elemento di novità, qualcosa di diverso che accade e che è in contrapposizione al trend precedente. Vado subito diretto su un esempio e cerco anche di andare un pochettino veloce perché poi magari lasciamo spazio anche nella parte finale del webinar, all'intraday di oggi, ai livelli sensibili orizzontali di giornata, perché lo sapete, lunedì di solito facciamo la video analisi settimanale, anche un'occhiata veloce al calendario economico. Però poi leggiamo le domande insieme a Matteo, se le avete, e se dobbiamo approfondire, ovviamente rispondo e dedichiamo qualche minuto in più alla prima parte rispondendo alle domande. Dicevo, ricerca dell'elemento di novità. L'oro è lo strumento più bello da utilizzare come esempio per farvi vedere la prima delle varie modalità di inversione di trend. E qui vedete un grafico time frame giornaliero daily sulla piattaforma MT4 Key to Markets. Siamo sul grafico dell'oro per tutto quanto 2022, anche un pochettino prima, e quello che è passato del 2023. L'oro, gli indici, l'euro-dollaro, tantissimi strumenti, anche gli indici obbligazionari, sono praticamente tutti quanti ripartiti dai minimi del mese di ottobre. Chi prima, chi dopo, giorno più, giorno meno, settimana più, settimana meno, tutti quanti hanno fatto un minimo importante ottobre e da lì sono ripartiti al rialzo. L'inversione dell'oro, per chi mi segue, l'abbiamo identificata insieme in diretta. Perché? Perché a un certo punto, un bel giorno, l'oro ha fatto questa candela qua. Se io prendo il puntatore e mi metto sulla candela che vi stavo indicando, potete anche voi vedere che è quella del 4 novembre 2022. Perché io già alla fine di questa giornata, cioè qui, esattamente a 1680 di gold, avevo già capito che probabilmente da lì in poi l'oro sarebbe solo salito di breve, medio e lungo periodo, perché la giornata del 4 novembre è un elemento di novità. In che modo? In tutto il trend ribassista che durava da inizio marzo 2022 con questo massimo fino a inizio novembre 2022 con questo minimo. In tutti questi mesi di discesa non c'era mai stata una giornata così tanto performante come quella del 4 di novembre. La più bella giornata, la più bella candela daily che si sia mai vista in parecchi, direi 8 mesi tondi tondi di discesa
è stata proprio quella del 4 di novembre. Ed ecco che quello è stato un elemento di novità che non si era mai visto nel trend in discesa, talmente tanto in contrapposizione col trend ribassista stesso, che ne ha sancito ufficialmente la fine. E direi che poi il mercato ci ha dato ragione, perché sono passati mesi, l'oro continua a salire e siamo praticamente ormai arrivati molto molto vicino ai massimi storici precedenti. Parentesi operativa, io ho preso profitto su una posizione long che avevo sull'oro già da mesi, proprio perché siamo arrivati su livelli di resistenza molto molto importanti. Se noi mettiamo anche un grafico mensile, si può vedere molto molto bene. L'oro ha fatto nel 2011 questi vecchi record storici. Ha fatto l'ultimissimo record storico, questo qui è l'ultimissimo record storico, nell'agosto del 2020, e voi vedete bene come siamo esattamente sul livello di prezzo che può essere tranquillamente chiamato triplo minimo da analisi tecnica. Quindi, per non saperne leggere né scrivere, io porto a casa la pagnotta, metto il fieno in cascina, come dicono tanti miei colleghi, e per il momento incasso il profitto, ok? Poi si vedrà. Non è finita qui, ci sono altre modalità di inversione di tendenza che non ci permettono così velocemente come sull'oro di capire che un trend è finito ed è iniziato un trend in direzione opposta. Per esempio, possiamo andare sul Nasdaq. Prendiamo un indice, visto che abbiamo fatto l'oro, improvvisiamo e prendiamo un indice. Ah, poi vi faccio vedere anche il gas. Attenzione, anche il gas ha appena invertito la tendenza al rialzo. Oggi ufficialmente sta dando conferma, importantissimo per il futuro, perché vi do anche spunti, diciamo, per l'operatività da oggi in poi, non solo racconti del passato. I racconti del passato ci servono chiaramente a scopo didattico. Però prima andiamo sul Nasdaq, il tecnologico americano. Sappiamo che nella crisi del 2022, purtroppo lui, eccolo qua, grafico daily, è stato quello che ha perso più terreno di tutti. Se S&P 500, Eurostoxx e DAX hanno fatto un meno 25% da questi record storici di fine 2021, purtroppo il Nasdaq si è fatto un meno 35, pure 36, 36 e mezzo circa. Adesso non ricordo la performance negativa esatta. Perché io oggi, anzi in realtà già dalle vacanze di Natale, dico che il trend sul Nasdaq è finalmente invertito al rialzo e che la crisi del 2022 è ufficialmente finita. Perché ci sono stati degli elementi di novità. Se voi guardate in tutta la crisi 2022, non è mai passato così tanto tempo come quello che è passato da ottobre, dai minimi fatti ad ottobre, senza che il mercato facesse nuovi minimi. Qua il mercato ha fatto un minimo, lo vediamo insieme, zoomiamo un pochettino così magari si vede anche meglio. Questi sono sostanzialmente i record storici di inizio 2022. In realtà i record storici il Nasdaq li ha fatti, se non vado errato, a novembre 21, però non importa. Ci basta anche questa porzione di grafico. Nuovo minimo 24 di gennaio. Passa un po' di tempo e poi, un mese dopo, quel minimo viene aggiornato e diventa questo. 24 febbraio, passa pochissimo tempo, 3 settimane, 15 marzo, e il minimo viene di nuovo aggiornato. Poi c'è un bel rimbalzo molto corposo, però anche in questo caso, dal 15 marzo passano un mese e 10 giorni e di nuovo, ancora una volta, il minimo viene aggiornato. Prendiamo quello estivo, che è stato il rimbalzo dell'estate 2022, più corposo di tutta quanta la crisi del 2022. Quanto tempo ci ha messo il mercato per fare nuovi minimi? Eccolo qua. Era il 16 di giugno. Il Nasdaq ha fatto un nuovo minimo annuale, un nuovo minimo di periodo, e poi è passato parecchio tempo dal 16 di giugno. Eccoci qua.
Dobbiamo andare addirittura fino a inizio ottobre per vedere un aggiornamento del minimo precedente. Già questo è stato un elemento di novità molto molto importante. Metà giugno, arrotondiamo, fino a inizio ottobre, significa che è passato tutto luglio, tutto agosto, tutto settembre e metà del mese di giugno, 3 mesi e mezzo, senza che il mercato aggiornasse i minimi precedenti. 3 mesi e mezzo è già stato un record. E già si poteva cominciare a pensare che la forza ribassista si stava notevolmente indebolendo e le truppe rialziste invece stavano piano piano rialzando la testa e tornando ad essere loro a avanzare e conquistare nuovi territori al rialzo. Per due motivi, perché tra un minimo e l'altro è passato un tempo che non si era mai visto prima, così, così lungo, 3 mesi e mezzo, e perché anche questo rimbalzo qui, quello che è durato praticamente per tutto il mese di luglio fino addirittura a metà agosto, per 2 mesi, 2 mesi di rimbalzo di mercato, è stato il più corposo in assoluto che la crisi del 2022 abbia mai visto. Due elementi di novità. Quando succedono delle cose del genere, io sono felicissimo che il mercato mi fa questo regalo, che torna indietro sul minimo precedente e sul minimo precedente mi fa questo segnale qui. Il 3 di ottobre era un segnale da protocollo operativo. Questo segnale qua, anche il 13 di ottobre, era un segnale long da protocollo operativo. E poi, guardate qua, ancora grazie al mercato perché non è scappato via, ma mi ha dato tantissimo tempo e tantissime piccole discese, quindi occasioni per accumulare nuove posizioni di acquisto, che mi ha seguito chiaramente, ha visto e vissuto in diretta tutte queste cose. E dissi a Investing Roma 2022, era mi pare il 7 di ottobre, forse il primo venerdì, se non erro, del mese di ottobre, dissi il mercato ha fatto i minimi e adesso finalmente la crisi 2022 è finita e siamo appena ripartiti al rialzo. Ma non è tardi, perché sto continuando a dirvi questa cosa mesi dopo? Perché non è tardi. Il Nasdaq ha fatto 2000 punti circa dai minimi, 2500 punti dai minimi che ha toccato ottobre, ma tantissima ancora, tanta strada da dover recuperare. Pensate che se dai minimi ha fatto un rimbalzo di 2500 punti, per ritornare a vedere i massimi storici, ce ne mancano ancora 4.000. C'è ancora tanta strada da fare, perché qua lo dico e rimarrà il video ad imperitura memoria, faremo nuovi record storici sugli indici americani, come li abbiamo sempre fatti, ci vorranno mesi, ci vorranno anni, ma prima o poi questo record storico verrà raggiunto e superato. E ripeto ancora una volta, le discese che il mercato eventualmente farà sono tutte occasioni per accumulare nuove posizioni di acquisto come investimento di lungo periodo. Quindi ecco, poi do spazio anche alle domande, vediamo anche altri esempi, per esempio sul gas. Anche il gas ha appena dato un segnale di ripartenza long, perché sul gas ci sono degli elementi di novità. Piccolo riassunto. Un elemento di novità può essere una giornata talmente performante che risulta essere la migliore in un trend che per mesi magari è andato in direzione opposta. Oppure il rimbalzo che fa un mercato. Siamo in una fase di discesa, ma a un certo punto arriva un rimbalzo che è il più corposo in assoluto che si sia mai visto. Quello è un elemento di novità. Oppure il tempo che passa. Terzo elemento di novità, il tempo che passa fra un minimo e l'aggiornamento di quel minimo successivo, se a un certo punto diventa un tempo molto lungo, significa che quel trend ribassista si sta esaurendo e stiamo ripartendo in direzione opposta. Vi voglio dare anche un altro elemento di identificazione delle inversioni di tendenza. Un ultimo elemento, ma prima andiamo sul gas, perché penso che sia interessantissimo e chi mi segue lo sa, è un po' di tempo che lo sto tradando
facendo delle operazioni long di acquisto, rialzo, ma che per il momento, solo per il momento, sono durate intraday. Non sono ancora andato overnight con posizioni long sul gas, ma forse è arrivato il momento di farlo. Allora, sul gas c'era un livello di target importantissimo che potevamo identificarlo nei 2 dollari. Eccolo qua. Questi qui sono, questo 2 dollari di gas è un livello sensibile orizzontale importantissimo che anche nel passato aveva funzionato come livello sensibile orizzontale fondamentale per i prezzi del natural gas e che finalmente, dopo la lunga discesa che è partita da questo record, non record storico, ma record diciamo di periodo, dei 10 dollari, finalmente siamo arrivati alla fatidica soglia dei 2 dollari. Perché 2 dollari? 2 dollari è anche un prezzo giusto per l'analisi macro e di carattere fondamentale sul gas. Non ci dobbiamo dimenticare una cosa importantissima. Quando facciamo analisi sulle materie prime, non possiamo non pensare ai livelli di stoccaggio, ai rapporti di domanda e offerta che ci sono di quella materia prima nel mondo, se sono in aumento, se sono in diminuzione. Se parliamo di petrolio, dobbiamo guardare se il cartello, l'OPEC Plus, ha tagliato la produzione oppure no. Questi sono tutti elementi fondamentali da osservare. E in funzione di tutti questi elementi, i 2 dollari del gas sono un prezzo giusto, corretto, è un fair value, non so come dirlo, è un prezzo giusto di valore che il gas deve avere in funzione delle quantità che ci sono nel gas, nel mondo di gas, il rapporto ai livelli di stoccaggio, il rapporto a, gli ammontari di domande e offerte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il target short perfetto per il movimento ribassista del gas erano i 2 dollari. Cosa è successo? Cosa è successo sui 2 dollari? Eccolo qua. Ci è arrivato molto molto vicino qui, una prima volta era il 22 di febbraio, e poi dopo un primo rimbalzo che già rappresentava, guardate qua, è successo, sta succedendo sul gas, la stessa identica cosa che abbiamo visto sul Nasdaq. Trend in discesa, i minimi venivano aggiornati molto molto velocemente dai 10 dollari in poi, e a un certo punto, beh, qua allora già qua c'è stato un doppio minimo meraviglioso e c'è stato un movimento di rimbalzo record dell'oro del gas, scusate. Infatti la seconda volta qua che è tornato su quel livello il gas era tranquillamente acquistabile. Poi non è stata una vera e propria inversione di tendenza, però sicuramente qualche giornata di profitto ce l'ha fatta portare a casa e poi siamo finiti in stop profit. Andiamo avanti. Eccolo qua. Ricomincia la discesa molto forte del gas, arriva vicino ai 2 dollari che era un target short. E cosa succede? Guardate questo rimbalzo, un movimento di risalita così corposo che mai si era visto in tutti questi mesi, settimane precedenti di ribasso. Non si era mai vista una forza di rimbalzo così corposa. Poi che cosa fa? Come ha fatto il Nasdaq? Tra dopo l'estate e ottobre ritorna indietro e va di nuovo a toccare il livello di minimo precedente. Quindi una sorta di doppio minimo. Questo è un livello sensibile orizzontale. Il gas dal 22 di febbraio al 13 di aprile ritorna indietro a toccare il livello precedente. E cosa fa sul livello precedente? Lo rompe al ribasso e continua la discesa, oppure fa un segnale long in corrispondenza del livello? La seconda che abbiamo detto. Fa un segnale long in corrispondenza del livello. Se c'è qualche corsista collegato, può seguirmi meglio. Se voi unite insieme queste due candele, la candela di giovedì e la candela di venerdì, le mettete insieme, le fondete e fate finta che siano un'unica cosa,
viene fuori un segnale long da protocollo operativo con la tecnica che chiamiamo coppia di candele, ok? Le candele gemelle. E cavolo, c'è stata la ripartenza. Oggi il gas ha aperto in gap up e non sta facendo altro che continuare la salita. E non è finita. Ultimo elemento che conferma la ripartenza, il superamento di questo massimo qua. Questo era stato il primo massimo di rimbalzo che ha fatto il gas dopo aver toccato i 2 dollari. Qui ha toccato i 2 dollari, ha fatto un primo rimbalzo che si è fermato lì. Ritorna indietro, ritocca di nuovo i 2 dollari, segnale long e adesso sta, speriamo perché sono solo le 3:25, facendo una candela giornaliera che se chiude sopra quel massimo, sopra questo livello di prezzo qua, allora darebbe la prova del 9, la conferma ufficiale che il gas è ripartito davvero al rialzo. Piccolo asterisco, quando io dico 2 dollari parlo del prezzo future maggio, che diciamo è l'ultimo contratto che viene tradato in questo momento, che è stato toccato qui, ok? Essendo questo un cash del gas, chiamiamolo cash, chiamiamolo spot del gas. I prezzi sono leggermente sfalsati, se vogliamo essere precisi, c'è una differenza di 7-8 centesimi in più rispetto al future. Infatti, chi ha seguito il gas nelle sedute di fine settimana si sarà accorto che di un paio di centesimi è finito al di sotto dei 2 dollari tondi tondi. Bellissimo, veramente bello, e sono felice per un amico che mi ha chiesto aiuto perché aveva una posizione long sul gas, perché gli ho detto: guarda, non hai venduto in perdita fino adesso, tieni duro perché il target short l'ha fatto e secondo me sta preparando, vedete questa lateralità, questa riaccumulazione, sta preparando le basi per una ripartenza rialzista che finalmente oggi in diretta sembrerebbe essere arrivata. E detto questo, ultimo elemento di analisi, come posso dire, ultima modalità, okay, che vi fa capire che un mercato sta ripartendo in direzione opposta rispetto al trend precedente. L'analisi delle lateralità. Cercherò di essere molto veloce perché il tempo è tiranno, così poi rispondo anche alle vostre domande. Poi guardate, facciamo così, se non faccio in tempo a rispondere a tutte le domande, Nicola Paratredi, chiocciolagmail.com, lo sapete, mi potete scrivere tranquillamente per dubbi o domande di qualsiasi carattere e visto che me l'ha chiesto anche in chat un ragazzo anche per il corso sul mio protocollo operativo, la tappa di aprile, quella che ci sarà venerdì e sabato, adesso, il 21-22, è già sold out, però su quella di maggio, che invece sarà, ve lo dico subito, verso il 19, qualcosa del genere, ecco qua, 19-20 maggio, ci sono ancora uno o due posti liberi. Comunque mi scrivete e vi do tutte le informazioni. Quindi dicevo, ultimo elemento che vi fa capire che siamo di fronte a un'inversione di trend, la lateralità. Allora, se il trend è in salita e voi volete shortare, cosa può succedere? Può arrivare un movimento di lateralità, di congestione, che per, come posso dire, decretare l'inversione di tendenza al ribasso, quindi da long diventiamo short, la lateralità deve avere queste caratteristiche. Uno, durare poco. Due, essere fatta in volatilità sempre crescente, quindi col passare del tempo la volatilità aumenta, il mercato diventa sempre più nervoso. Tre, sarebbe meglio che la lateralità avvenga al di sotto di un precedente livello sensibile orizzontale importante e non al di sopra. Esempio, torniamo sull'oro, visto che vi ho fatto vedere un grafico di lunghissimo periodo prima. Eccolo qua, molto molto interessante. Adesso l'oro ha quasi raggiunto i record storici, però si trova sotto, quindi è sotto un livello sensibile orizzontale importante. Primo elemento.
Adesso se inizia a lateralizzare qua, la lateralità innanzitutto deve durare poco e terzo ed ultimo elemento deve essere fatta con aumento di volatilità, banalmente aumento di ATR, di Average True Range. Se voi trovate tutti questi elementi insieme, allora tra qualche giorno potrete ipotizzare che l'oro sta avendo una fase di distribuzione che si esaurirà con un movimento al ribasso, quindi un'inversione di trend all'ingiù. Concludo con l'esatto opposto, cioè il mercato scende e voi a un certo punto volete ipotizzare un'inversione di tendenza al rialzo. Quindi da short passiamo a long. Il mercato inizia a fare una fase di lateralità. Per poter dire che quella lateralità genererà, porterà un'inversione di tendenza al rialzo, quella lateralità deve essere 1, lunga, cioè durare tanto tempo. 2, deve essere fatta con diminuzione di volatilità. La volatilità, l'ATR, durante la congestione, deve essere piano piano sempre in calo. E 3, possibilmente, quella congestione deve essere fatta al di sopra di un vecchio livello sensibile orizzontale. Se trovate tutti e tre gli elementi, questo è l'ennesimo modo, oggi ve ne ho detti 3, 4, 5, non so quanti ve ne ho detti, come posso dire, l'ennesima regola, l'ennesimo elemento, evidenza grafica che cerco appunto sui grafici per decretare un'inversione di tendenza. Ho cercato di essere più chiaro, sintetico e al tempo stesso anche veloce possibile, Matteo. Non so se in chat c'è qualche domanda e magari qualche amico non ci ha seguito bene. Poi Sì. lo ricordo velocemente, vediamo un attimo il calendario economico con i dati più importanti della settimana e vediamo anche per concludere il webinar i livelli, insomma, sensibili orizzontali più importanti per l'operatività giornaliera di oggi. Ok, allora guarda Nicola, sì, sono arrivato un po' di domande. Allora ti dico, in generale sembra tutto abbastanza chiaro, nel senso che non sono domande sui chiarimenti di quello che hai spiegato, quindi va più che bene, va più che bene così. E, allora, vediamo un attimo perché sto cercando di organizzare un attimo le domande. Ah, allora, Sergio innanzitutto ci chiede quando parlavi all'inizio della candela dell'oro, no? Che ha fatto una giornata, come giustamente hai detto, molto performante, no? Quella lì dove poi è ripartito. E Sergio giustamente ci chiede che cosa intendi per giornata molto performante o magari anche quando è negativa, però nel senso quali sono i parametri che guardi? Guardi semplicemente l'ampiezza delle candele precedenti piuttosto che, non so, piuttosto Esatto, che guarda, altro? rispondo subito Matteo, rispondo subito secco, cioè questa giornata qua che ha performato, non so, un 2,5%, adesso esattamente non me lo ricordo, è la giornata migliore perché in 8 mesi precedenti di discesa nessuna giornata ha chiuso a più 2,5% di performance, semplicemente questo, quindi deve essere la migliore in assoluto rispetto a tutte le altre di mesi, mesi e mesi di trend in direzione opposta, dove ci sono state candele da più 0,5, più 1, più 1,5%, ma mai si è arrivati a un 2,5% positivo in un colpo solo, in una sola giornata. Ok, perfetto, quindi semplicemente appunto in base alle giornate precedenti. E, Esatto. ok, poi altra domanda sul Nasdaq invece, perché qualcuno ci chiede quanto potrebbe ancora ritracciare il Nasdaq prima di andare a riprendere quei famosi massimi storici, diciamo. Quindi credo sia una domanda per dire sto ancora cercando di entrare long. Il prezzo è ripartito, ho paura che magari sia scappato e quindi magari ho paura che la maggior parte del movimento sia partito. Dov'è che potrei aspettarlo magari per ricomprarlo, insomma, a un prezzo più basso? Ok, rispondo subito. Guarda, Matteo, allora proviamo a fare un ragionamento, no? Qui è ripartito il Nasdaq da questi minimi e ha fatto, diciamo, circa da 10.007, scarsi in realtà, è salito fin quassù a 12.9, sempre scarsi, ok? 10.7, 12.9, 2.200 punti di salita.
E poi, come normale che sia, prima o poi arriva un ritracciamento. Dove ha fatto il ritracciamento? Il ritracciamento lo ha fatto da 12,9 fin qua giù, fino a sempre 11,7, sempre scarsi. Quindi, dei 2200 punti di salita, ne ha ritracciati 1200, più del 50%. Il Nasdaq è abbastanza volatile, abbastanza nervoso, abbastanza oscillatorio da farci questi regali, da concederci dei ritracciamenti che sono così corposi da rappresentare il 50% o anche più del pezzo di salita precedente. E allora facciamo due calcoli. L'ultimo trend in salita, quanto è durato? È questo qui, quello che va da questo minimo, 11,7 sempre scarsi, fino a questo massimo 13 e 3, sempre scarsi, 1600 punti di salita. Possiamo provare a ipotizzare un 800 di discesa, un 700 di discesa, da 13 e 3 scarsi si va a 12,5 circa, qua, più o meno. Che manco farlo apposta, guarda che bello, il 12,5, 12,450 corrisponde esattamente a questo massimo precedente qui. Guarda che bello. Cioè non solo rappresenta il 50% di ritracciamento rispetto all'ultimo impulso di salita, no? Rispetto all'ultimo pezzetto di salita, ma nemmeno farlo apposta poi andrebbe a coincidere esattamente con questo vecchio massimo, che non è un massimo come tanti altri, è più importante questo massimo degli altri perché qui c'è stata la fine di un rimbalzo corposo che è durato giorni, 3 giorni, e da qua poi il mercato è tornato indietro e guarda un po', ha fatto nuovi minimi rispetto a prima. Quindi questo è un massimo che rappresenta un livello sensibile orizzontale fra quelli più importanti degli altri. Quindi bello, quindi lì sarò il primo che ho delle posizioni di lungo periodo. Anche sul Nasdaq incrementerò le mie posizioni di acquisto da investitore, posizioni che hanno un'idea di durare anni, di durare qualche anno. Non faccio all-in ogni volta che c'è una discesa, assolutamente no, però probabilmente lì, se il mercato torna lì e lì mi fa un segnale long su grafico anche giornaliero, non mi serve un time frame più alto, incrementerò un 10% delle mie posizioni di investimento. Per esempio. Quindi ti direi che aspettiamo qua 12,5 scarso. Ok, ecco il prossimo quindi livello possibile di ingresso per un po' di operatività di più lungo, medio-lungo periodo, diciamo Esatto, così. meglio uno, sì. Ok, e ora invece ripassiamo Nicola al gas, perché ci sono Sì. un po' di domande sul gas. Cerco di unificartele tutte in una, così almeno vediamo di andare più veloce, di farne anche ovviamente altre. E, allora, aspetta, dammi un attimo. Allora. Bellissimo il gas, ragazzi. Cioè, ho fatto delle trade long intraday, ma è ora di andare multiday. Sì, esatto. Infatti, cioè, ti dico, Nicola, le domande sono sempre più tendenti comunque al medio-lungo. E allora, la prima è se te, quando entri, in questo caso qua, aspetti sempre la conferma, oppure la conferma magari della rottura di un livello, come qui facevi vedere sul natural gas, la rottura di questi ultimi massimi qui importanti. Oppure se semplicemente toccato il livello, rotto il livello, entri magari con uno dei limiti o stop. Questa era una domanda più generale. E poi, mentre su questo caso qui in particolare, come si fa a capire dove potrebbe arrivare il gas se conferma la rottura di questi massimi che facevi vedere prima? Ok, allora, guarda, sono andato a prendere la chat E poi con il vabbè, mio amico. scusa Nicola, l'ultima è eventuale stop di questa operazione di un po' più medio-lungo, anche se qua credo, insomma, la risposta è più semplice, Sì, allora, guarda, era martedì scorso, 6 giorni fa, quando appunto aiutavo questo amico che era un po' in difficoltà con la posizione long sul gas. E ti leggo esattamente quello che gli ho scritto, adesso non faccio vedere la chat WhatsApp ecco. per No, ci privacy. mancherebbe, certo. Natural gas prezzi future maggio target short 2 dollari fatto, e questo l'abbiamo detto prima.
Candela di ieri ovviamente faceva riferimento a lunedì di esattamente una settimana fa, quindi si parlava del 10, questa qui, esattamente questa qua, il 10 di aprile. Candela di ieri segnale long, perché? Perché unita con la candela precedente dava quel segnale da protocollo che rappresenta una coppia, un'accoppiata di candele. Che insieme, fuse insieme, rappresentano un segnale. Poi vi dico anche dove entro in posizione long in quel caso. Stop loss. Se chiude una giornata sotto i minimi del 6 di aprile, quindi il punto più basso che il gas ha toccato negli ultimi giorni, se una giornata chiude sotto quel minimo, allora significa che le truppe ribassiste hanno ripreso la loro avanzata e tocca che ci stoppiamo in perdita. E questi sono poi elementi del mio protocollo operativo che i corsisti conoscono bene. Target almeno 2,56. 2,56 sul future scadenza maggio rappresenta questi minimi qua. Adesso i prezzi, vi dicevo, sono leggermente sfalsati. Cominciamo già a esserci molto vicini al target, però quello è proprio il minimo sindacale di rimbalzo, ok? Ma io poi cosa faccio? Manco lo uso il target. Quindi se una posizione poi parte al rialzo, io cerco di lavorare con lo stop in profitto. Se la giornata chiude in un certo modo, sotto quella giornata metto il mio stop profit e provo a lasciar correre la posizione. Come entro in posizione? Nel caso del segnale che ha dato tra l'altro nuovamente, oltre a quello che ho scritto il mio amico, ne ha dato un altro con l'accoppiata di giornate di giovedì e venerdì. In che modo entro? Per le caratteristiche che ha questo segnale, metà entro subito, perché ha delle caratteristiche particolari che aumentano le probabilità che poi l'operazione ci scappi via e noi non riusciamo a salire a bordo. Allora, a metà si compra subito. Punto. Chiude la giornata, prima che chiuda si compra. Oh. E poi dopo si identificano dei livelli di ritracciamento per comprare un'altra mezza size, ok? Quindi un 50% si entra subito, un 50% si aspetta un certo livello di ritracciamento. Adesso le regole da spiegare sono lunghe, non sto a entrare nei dettagli, che purtroppo in questo caso non è avvenuto. Però intanto 50% l'abbiamo comprato, è livello che sale. E verso nuovi massimi rispetto alle ultime settimane, ci teniamo quella mezza posizione e guadagniamo con quella e proviamo a lasciarla correre. Non entro nei dettagli di come identificare i livelli di ritracciamento perché tutte le regole del protocollo le spiego in 2 giorni interi di corso, quindi capite che in un'ora di webinar diventa difficile. E poi ovviamente ci sono i corsisti che hanno pagato per conoscere le regole del protocollo, poi ovviamente mi sgridano se sono troppo generoso. Ecco, quindi questo Matteo, se non ci sono altre domande sulle inversioni di tendenza, io adesso andrei un po' più sull'operatività giornaliera per Sì, oggi. guarda Nicola, c'è l'ultima domanda di Massimo che giustamente chiama una domanda un po' più anche sull'aspetto diciamo fondamentale, nel senso che giustamente ci dice praticamente qualche giorno fa in Germania è stato decretato praticamente lo stop al nucleare, no? Praticamente hanno deciso di chiudere anche gli ultimi, i pochi reattori ancora attivi, se questo può e come vedi se può diciamo, influenzare il prezzo appunto del gas in questo caso. Poi dopo passa pure al diciamo, qualcosa di più operativo con i tuoi livelli. Più intraday, ok. E allora intanto, come posso dire, la denuclearizzazione darà spazio, non penso al gas. Cioè non penso che petrolio, gas e carbone siano quelli che andranno a mangiarsi, a conquistare nuove quote di mercato andando a sostituire il nucleare. Penso che tutte le nuove energie rinnovabili, energie pulite, di cui si parla insomma sempre più spesso negli ultimi anni, siano loro che andranno a conquistare nuove quote di mercato. Quindi cosa succede? Succede che a mio avviso,
questo è un ragionamento di lungo periodo, carbone, gas e petrolio verranno consumati sempre meno. Sempre meno, sempre meno, sempre meno. Se la domanda diminuisce, anche il prezzo inevitabilmente scende. È la legge di mercato. Quindi, di lungo, lunghissimo periodo, io penso che i prezzi tendenzialmente traseleranno sempre di più verso il basso. Infatti, se si guarda un grafico del gas, al di là della guerra in Ucraina che ti fa fare queste esplosioni di prezzo pazzesche e che scombina tutti i piani perché va al di fuori di un ragionamento di lungo periodo, no? So come dire, cioè questa esplosione di prezzo qua è fuori dagli schemi, è dovuta a un evento imprevedibile ed è un fuoco di paglia che dura mesi, un anno, ma che è al di fuori del ragionamento di lungo periodo, no? E dove volevo arrivare? Volevo arrivare a dire che se ci fate caso, i minimi del gas col passare degli anni, già da qua, già dal 2009, sono stati fatti pian pianino sempre più in basso, cioè il gas alla fine fa sempre avanti e indietro sugli stessi prezzi, no? È un po' una caratteristica delle materie prime che oscillano in questi range, che però spesso sono anche molto molto larghi, lo vedete da tutte queste punte disparate improvvise che ha fatto il gas nei decenni. Però ecco, al di là delle sparate, se noi prendiamo questo trading range qui, ci accorgiamo che tendenzialmente i minimi che fa sono tutti sempre un pochettino più bassi. Passano 3-4 anni e fa un minimo un po' più basso di quello prima. Ne passano altri 3-4 e fa un minimo un altro pochettino più basso. Questo perché in funzione delle quantità di domande e offerta di gas e livelli di stoccaggio, andiamo chiaramente verso una diminuzione del consumo di gas a livello mondiale e in ottica appunto di lungo periodo. Quindi, piano piano andrà sempre più in basso. Pensa che una volta io consideravo i 3 dollari come prezzo giusto di gas quando ho iniziato a fare trading 16 anni fa. Poi da 3 è diventato 2,5, poi da 2,5 sono passati gli anni, oggi è diventato 2 e chissà, magari me lo chiedi fra altri 4 anni e ti dico 1,5, ok? Quindi pian pianino sempre meno. Allora, andiamo quindi sull'operatività, diciamo, un po' più strettamente giornaliera e io direi velocemente di vedere il calendario economico, ma ci mettiamo un minuto perché questa settimana grandi dati, grandi eventi, grandi notizie non ce ne sono. Bisogna sicuramente monitorare mercoledì il rilascio del dato dell'inflazione europea, 6,9%, anche se in realtà non è una prima rilevazione. Questa è la seconda rilevazione del mese di marzo e quindi è solo una conferma. Il dato è uscito a 6,9%, dovrebbe uscire di nuovo a 6,9%, salvo piccole rivisitazioni, quindi non è assolutamente importante. Se fate il petrolio, questo alle 11, mercoledì alle 11. Se fate il petrolio, mercoledì alle 4 e mezza ci sono le scorte. Sicuramente giovedì alle 2:30, i soliti dati americani delle 2:30. Tocca stare attenti a queste richieste di sussidi di disoccupazione iniziali negli Stati Uniti, perché insomma ultimamente un pochettino sono aumentati e forse il mercato del lavoro americano comincia a cedere un pochettino, a raffreddarsi un po'. Così Powell è contento e magari l'inflazione scende davvero un po' più seriamente. Basta, basta. Poi non c'è praticamente nulla da monitorare e quindi sarà una settimana a livello di dati molto tranquilla. Si può fare trading senza troppi patemi, senza star lì a guardare troppi dati. Che cosa possiamo guardare per la giornata di oggi? Io vi farei vedere l'oro, visto che ne abbiamo già parlato. Poi, Matteo, se ci sono domande su strumenti specifici, dimmelo, eh? Qualcuno ha chiesto Sì. qualcosa? No, allora aspetta che c'era una domanda prima su uno strumento specifico, vedo se la ritrovo. Allora, perché allora gas l'abbiamo visto, Nasdaq più o meno l'abbiamo visto. Guarda, posso fare una considerazione generale, così vediamo anche le correlazioni fra i E vari poi, strumenti. sì, esatto, e poi guardiamo anche magari Nicola il ruolo del dollaro, cioè l'andamento del dollaro in generale, perché comunque stavo vedendo che sta
sta salendo abbastanza bene e infatti l'euro dollaro cable stanno aggiornando un po' i minimi, ora non movimenti ovviamente eccezionali, però a livello giornaliero sicuramente sono sotto gli ultimi due minimi delle ultime due giornate, quindi magari vediamo anche quelli. Guarda, volentierissimo, perché se mi dici qual è il simbolo, lo vado a prendere del dollar index. Allora, aspetta, guarda, te lo dico subito. Perché da lì poi ci facciamo un ragionamento tramite le correlazioni su tutti Ah, quanti gli strumenti, perché potremmo essere vicini a un cambio di tendenza. Allora, io in ok. realtà l'avevo già caricato il dollar index. Sì, no, stavo guardando, sai perché Nicola, te lo dico perché, aspetta, dammi un attimo. Se no, Ok. facciamo un'analisi sull'euro-dollaro che è esattamente l'opposto del dollar index, non cambia Sì, niente. beh, sì, in effetti sì, per quanto anche soprattutto per come è fissato, diciamo, sicuramente. Perché no, sai perché lo sto cercando? Perché i colleghi scorsa settimana mi hanno detto che l'avevano un attimo rimosso e poi io Eccolo qua, avrei guarda, infatti è rimosso momentaneamente, Matteo. Ok, però prova ad aprire il grafico, prova ad aprire il grafico perché il grafico dovresti, in Oh, teoria, sì. esatto. Non è tradabile, diciamo, al momento, però il grafico si vede, dovrebbe essere anche aggiornato, vediamo magari se è aggiornato. Sembra di sì, perfetto. Guarda, Ok. usiamo questo, che con questo arriviamo a parlare di tutti gli strumenti. Facciamo un'analisi, spero e penso, molto bella. Oggi sono in forma. È la Ok, primavera, sono un drago, bene. non posso dormire 4 ore e fare veramente di tutto per 20 ore al giorno. Allora, perché è interessante il dollar index? Perché è in trend short. Sì. Quando il dollaro è al ribasso, chiaramente l'euro-dollaro sale. Quando vengono venduti i dollari americani, gli indici azionari salgono. E ci sono delle correlazioni che sono molto facili da un anno e mezzo. Perché quando salgono gli indici azionari, ultimamente salgono anche gli indici obbligazionari, sale anche l'euro-dollaro, sale anche l'oro, sale anche il petrolio, cioè o sale tutto o scende tutto insieme. Perché? Perché sono correlazioni che dipendono da quello che fanno le banche centrali, ok? Non sto a entrare nel dettaglio perché sennò diventa lunga. Ora, dollar index è sceso qua, è ritornato sul minimo precedente che aveva fatto, ve lo faccio vedere meglio col puntatore, il 2 di febbraio, e su questo livello sensibile orizzontale che aveva già toccato il 2 di febbraio, che cosa ha fatto giovedì e venerdì? Coppia di candele che se te le unisci insieme, le fai fondere l'una con l'altra, sono un segnale long. Le metti insieme e rappresentano un segnale long. E anche qui, coppia di candele, si entra con mezza posizione subito long, l'altra mezza purtroppo non ha fatto il ritracciamento, non l'abbiamo presa, ma qua siamo long e stiamo guadagnando con mezza posizione. Se il dollaro sale, giustamente euro-dollaro e sterlina-dollaro scendono. E fin qui tutto torna. Guardate qua. Cioè, l'euro-dollaro è esattamente l'opposto del dollar index. Livello sensibile orizzontale, questo massimo precedente qui, coppia di candele come segnale short e oggi scende. Perfetto. E l'oro? E l'oro è quotato in dollari. Se il dollaro sale, l'oro scende. Andiamo a vedere cosa sta facendo l'oro per la giornata di oggi. Eccolo qua, oro short. Anche l'oro venerdì ha fatto una candela che, unita a quella del giorno precedente, giovedì, se le mettiamo insieme, rappresentano un segnale short. Infatti oggi ha fatto un pochettino di rimbalzo e adesso sta tornando indietro, anche se è molto forte l'oro, perché scende molto meno di euro, dollaro e sterlina. Quindi se dobbiamo shortare, meglio mettersi su euro, dollaro e sterlina che sull'oro, perché devo dire che regge il colpo molto, molto meglio. La sterlina non l'abbiamo vista, gli diamo un'occhiata al volo. Eccola qua. Anche lei perde. Devo dire che l'euro dollaro è quello che perde di più, un po' meno la sterlina, un po' meno l'oro. Quindi questa è la classifica di strumenti shortabili. Il primo è quello più facilmente shortabile, fino ad arrivare all'oro che è quello meno debole, quindi
magari da tenere come ultima scelta per uno short. E gli indici? Se sale il dollaro americano, di solito non scendono soltanto l'euro-dollaro, la sterlina e l'oro, scendono anche gli indici. È vero? Peccato che lo fanno con un delay, con un ritardo maggiore. Cioè, la moneta, le valute, sono le prime a muoversi sempre. Cioè, sono correlate con gli altri strumenti. Ma non è che tutto si muove perfettamente in contemporanea, c'è sempre qualcuno che parte per primo. E chi parte per primo? La moneta. Quindi prima il dollaro fa il segnale long di ripartenza, subito dopo euro-dollaro e sterlina-dollaro di conseguenza scendono, subito dopo l'oro scende pure lui perché è quotato in dollari e dopo ancora anche gli indici invertono la tendenza al ribasso. E non è ancora accaduto. Prendiamo l'S&P 500 come rappresentante degli indici azionari americani e direi anche mondiali e vediamo cosa sta succedendo. Ah, vi faccio notare questa cosa. Dollar Index ha fatto il minimo qua, l'ultimo minimo che ha fatto prima di quello di venerdì, il 2 di febbraio. Tenete in mente questa data. Andiamo sull'S&P 500. Che cosa c'è il 2 di febbraio? Qui? 2 di febbraio. Ma guarda un po' che strano. Il 2 di febbraio l'S&P 500 ha fatto un massimo che non si è più visto. È il massimo annuale quello. Siamo al 17 di aprile. Quello lì è ancora il massimo annuale del 2023 dell'S&P 500. Non è un caso, ovviamente. Adesso che dicevamo il dollaro sembra ripartito verso l'alto, l'S&P 500 è sceso? No, è fermo lì, praticamente vicinissimo ai massimi dei giorni precedenti, qui non c'è ancora assolutamente nessun segnale di ribasso. Tant'è che io per la giornata di oggi, vi faccio vedere velocemente il one click, sono andato short sull'euro-dollaro. Sono andato short sulla sterlina, ma per il momento, dato che partono dopo i movimenti sugli indici tutti quanti long. Poi che abbia beccato il livello operativo di ingresso o no, è un altro discorso, però la direzione scelta è long per tutti e quattro. Staremo a vedere. Quindi è importantissimo per la giornata di oggi e anche per quella di domani capire se la discesa di oro, euro, dollaro, sterlina finisce, fanno un minimo e ripartono, e allora anche gli indici continueranno a salire, oppure sarà importante vedere se continua la discesa di euro, dollaro, di sterlina, di oro, e inevitabilmente si ripercuoterà a cascata anche sugli indici. Quindi o scendono tutti o salgono tutti. In questo momento o le valute o gli indici stanno mentendo, uno dei due mente e dobbiamo monitorare con grande attenzione per il pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani chi avrà ragione. Vi posso dare un livello spartiacque: se l'S&P 500 finisce sotto i minimi di venerdì, già la puzza di short aumenta e allora probabilmente vedrete che avranno ragione le valute continueranno a scendere e si andranno ad allineare anche gli indici americani, soprattutto quelli americani, ma poi ovviamente anche quelli europei. Quindi monitoriamo con grande attenzione e io direi che Matteo, se ci sono altre domande, possiamo rispondere perché sono già le 15:59, il tempo come sempre vola. Sì, esatto. Guarda, Nicola, farei l'ultimissima perché Sì. mi ha fatto venire in mente una cosa interessante. So che te non, diciamo, non tradi molto magari questa coppia, però USD-CHF, quindi franco-svizzero, Ah, sì. perché in ottica comunque anche di medio-lungo quel grafico è veramente interessante perché si trova su dei punti importanti. E, ho preso spunto perché appunto Massimo ce lo chiede, però c'è già stata una bella, diciamo, candela di ripartenza, però ora vediamo magari cosa anche, diciamo, alla luce di quello che abbiamo appena detto, Sì. se riusciamo a fare una piccola analisi di questo, poi
Poi ecco qua, perché appunto si trova su questo livello qua che è veramente bello. Sì, ho messo un grafico mensile per Sì, partire. Tra certo. l'altro, dollaro franco ogni tanto lo analizzo perché puoi immaginare il 90% dei clienti che Vabbè. seguo sono italiani, eppure fai pure 95. Poi c'è qualcuno sparso in giro per il mondo un po' dappertutto, ma di svizzeri, ovviamente del Canton Ticino soprattutto, ce n'è qualcuno, quindi mi capita di analizzarlo. Allora, questo è il mensile, qua sapete cosa è successo. Che Eh sì. cos'era gennaio 2015, il famoso crash Sì. quando hanno tolto il cambio fisso 1,20, ma la cosa Ancora. interessante è questa, che siamo tornati sui minimi del 2020, siamo molto vicini ai minimi del 2020. Eccolo qua si vede meglio. E siamo molto sotto la parità. Se vi ricordate, c'è stato un momento in cui euro dollaro e dollaro franco, euro franco di conseguenza per forza, erano finiti tutti quanti alla parità tonda tonda. L'euro dollaro è riuscito a risalire evidentemente e il dollaro franco ha continuato chiaramente la sua discesa. Vengono venduti i dollari americani da un po' di tempo, quindi dollaro franco scende, il dollaro è al numeratore, euro dollaro sale perché il dollaro è al denominatore. Cosa fare su questi livelli? Ora, non abbiamo propriamente toccato il minimo del 2020 e di spazio ce n'è ancora, perché questo livello è a 87,50, poco più, diciamo 87,60. In questo momento siamo due figure più in alto, 89,60, anzi 70. E il minimo che è stato toccato giovedì è stato fatto a 88,60, quindi c'era ancora una figura di spazio, per arrivare a quel minimo. Però, come spesso accade, prima di arrivare a un livello molto molto importante, cosa fa il mercato? Lo sfiora, ci va vicino, ma non ci arriva, fa un segnale di ripartenza e sale. Spesso le ripartenze avvengono in questo modo, così rimaniamo in tema di webinar sulle inversioni di tendenza. Perché vi dico questo? Perché anche sul dollaro franco venerdì, se noi uniamo la candela di venerdì con quella di giovedì, c'è stato a pelo, qui dovrei fare i conti e mettere tutti i dati nel file Excel del mio protocollo operativo perché non ne sono certo, però forse a bruciapelo, mettendo insieme queste due candele, viene fuori anche in questo caso un segnale long. Ora, per una vera conferma, bisogna che la giornata di oggi chiuda perlomeno sopra i massimi di giovedì. Quello è il minimo sindacale per ipotizzare una ripartenza. Però insomma, siamo andati molto vicini a un livello importante e un mezzo segnale long venerdì il dollaro franco l'ha fatto. Quindi massima attenzione perché il trend è short e per adesso di breve periodo rimane short. Però siamo molto vicini a un livello importante e siamo molto vicini a dare una vera e propria conferma di ripartenza. Poi, se davvero ripartenza sarà, ci sono tanti livelli di target, prima di tutto i 90 centesimi, poi sicuramente 90 centesimi e 70, e direi terzo target, non diamone troppi che non ha nemmeno senso, i 91,20. Sono tre step lungo il percorso che il dollaro franco può raggiungere. Cavolo, se poi va sopra 91,20, allora davvero che è ripartito non solo di brevissimo, ma anche di breve periodo, multi-day la tendenza al rialzo. Però rimandiamo l'analisi alle prossime puntate per vedere se arrivano delle vere e proprie conferme oppure se è stato solo un fuoco di paglia. Ok, perfetto. Dai Nicola, guarda, grazie. Direi che abbiamo visto un po' più o meno tutti gli strumenti. E quindi qui magari chi è un po' più, o chi vuole essere un po' più conservativo, magari può vedere se effettivamente dà un altro, diciamo, a lungo ribassista, o invece chi è un po' più, magari chi vuole essere un po' più aggressivo può appunto, controllare magari la chiusura di stasera. Se dovesse Esatto. rompere quel massimo lì, magari può andare subito, diciamo. Al Esattamente, sì. mercato, in base anche un po' alla propensione al rischio che uno ha e anche a quanto uno vuole essere aggressivo giustamente sul mercato. E quindi allora, guarda Nicola, io riprendo solo il controllo. Non so se devi far vedere altro, magari No, se no, riprendere i no, tuoi i contatti contatti, li ho magari se completamente.
vedere, volta. Martino, prendi pure il controllo così fai vedere anche quelli di T2 Markets. Sì, faccio vedere solo i nostri contatti appunto per chi. Allora, vediamo un attimo, qua dovrebbe essere tutto Ah, poi a posto. mettiamo anche la registrazione, giusto, Matteo? Sì, Sia sui esatto, infatti di canali quello, vostri. sì, sia sui tuoi, quindi sia per chi ci segue, insomma, lo troverete, questi sono i nostri canali e troverete la registrazione a partire da domani, dopodomani, al massimo sul nostro canale YouTube, quindi Key to Markets Italia, e poi ovviamente io girerò la registrazione anche a Nicola che la pubblicherà anche sui suoi canali. Quindi vi Sì, invito, YouTube invito Nicola tutti, Paratrading, esatto. esatto, quelli che mostravi prima, insomma. Nicola. Sì, esattamente. E poi ovviamente invito tutti i partecipanti a seguirci sui nostri canali, quindi sia sul nostro canale YouTube, su tutti gli altri, anche quelli di Nicola, ovviamente, perché così diciamo un po' ci aiutate, ma un po' vi aiutate anche voi, perché ovviamente ricevete le notifiche in tempo reale di tutto quello che andiamo a pubblicare. E qua nell'ultima slide trovate praticamente i contatti. Ditemi se si vede Nicola l'ultima slide. Sì, si vede coi contatti, il numero di Ok, perfetto. telefono No, e perfetto. mail, esatto, di T2 Markets. Mi dava un errore, credevo non si vedesse. Comunque, Sì, quindi qua trovate numero appunto inglese, numero italiano e le mail, quella generale è la tua, Matteo qua Martino. trovate tutti i contatti. Potete contattarci a questi numeri, queste mail. E direi Nicola che abbiamo concluso. Quindi io ti saluto, ti ringrazio come sempre. Ci vediamo fra 3 settimane con la videoanalisi del lunedì con voi, con Key2 Markets, l'8 di Esatto. maggio addirittura. Sì, 8 di maggio, sì, andiamo un po' più, saltiamo qualche settimana, diciamo, ma torneremo e riprenderemo alla grande, insomma, prima delle vacanze estive, diciamo. Assolutamente, grazie mille Matteo. Perfetto, quindi io ringrazio tutti i partecipanti, grazie a te Nicola, ci sentiamo per il prossimo webinar e buona serata a tutti.